Se lei potesse lanciare un appello al futuro nuovo sindaco, lei sa che qui a Roma tra qualche settimana si vota, che cosa chiederebbe da cittadino romano? Una maggiore efficienza nei servizi pubblici, ma non solo del servizio del trasporto, ma anche il servizio della sanità, anche se non dipende da lui, però il controllo di tutta la cittadinanza. Ecco qui il primo esempio, macchine messe nel posto, macchine messe nei posti per i disabili e così via. Insomma, non è possibile continuare in questa maniera. I portatori di handicap possono salire su questo? Dipende che handicap. Con la carrozzina. La nostra dirigenza, il diversamente abile motorio, non può prendere questi treni perché questi treni non sono abilitati. Come sono i mezzi pubblici a Roma? Funzionano? Insomma, ringraziamo Dio. Però certo, sempre quarto d'ora, 20 minuti aspetti, figlio mio. Che funzionano prima cosa i mezzi, no? Che non funzionano mai, diciamo. E poi le altre cose che ci hanno levato. I soldi che si sono rubati. Quando un anziano non dovrebbe pagare 150 euro di tessera con 18.000 euro che prendiamo? Io e mio marito che ce l'ho ammalato col tumore, col busto di ferro. Ma che cosa chiederebbe al sindaco? Di mettere più mezzi, almeno al mercato. Molti cittadini di fatti si lamentano del trasporto pubblico, però voi come rispondete? Non è colpa vostra? Noi siamo la base, noi lavoriamo dipendenti, quindi essendo dipendenti abbiamo ovviamente un dovere da seguire, però sì, c'è da cambiare il trasporto pubblico a Roma.